Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video di cucina. Oggi stinco di maiale alla birra rossa di nostra produzione, cotto a bassa temperatura. Ecco come abbiamo fatto. Per questa ricetta abbiamo utilizzato uno stinco di maiale del peso di circa 800 grammi. Visto che non ho a disposizione una macchina per il sottovuoto a campana che può gestire anche i liquidi, ho dovuto mettere a congelare la birra come se fosse dell'acqua nei cubetti del ghiaccio. In questo modo riuscirò a gestirla anche con una semplice macchina ad estrazione. Per prima cosa ho condito lo stinco di maiale con sale e pepe. Ho quindi aggiunto alla busta del sottovuoto lo stinco, un rametto di rosmarino, uno spicchio d'aglio e una manciata di pepe tellicerri in fiocchi per un po' di gusto in più. Ed infine i cubetti ghiacciati di birra. Dopo averlo condizionato sottovuoto, l'ho immerso nell'acqua a 68 gradi e l'ho cotto per 24 ore. Al termine delle 24 ore abbiamo tolto dalla busta lo stinco e abbiamo conservato i liquidi di cottura. Ecco come si presenta lo stinco al termine delle 24 ore di cottura. Adesso non ci resta che finirlo in forno a 230 gradi per circa 10-15 minuti. Nel frattempo prepariamo la riduzione dei liquidi di cottura della busta in una padella a fuoco caldo finché non avrà raggiunto la consistenza di uno sciroppo. Tolto lo stinco dal forno, con l'aiuto di un colino possiamo glassarlo con la nostra riduzione. Allora ragazzi, che dire, a noi la ricetta è piaciuta moltissimo e spero che anche voi la proverete. Lo stinco è rimasto veramente molto morbido e il sapore di birra era veramente molto intenso. Abbiamo dovuto utilizzare questo trucco della birra congelata proprio perché, come ho spiegato anche durante la preparazione, noi non abbiamo la macchina per il sottovuoto a campana, quindi non riusciamo a gestire i liquidi e quindi per poter inserire la birra all'interno della busta di cottura e quindi dare un maggiore sapore di birra abbiamo appunto utilizzato questo trucchetto, che ha funzionato, devo ammettere. E la glassatura con la riduzione di birra e dei liquidi di cottura ha funzionato, nel senso che ha dato un ulteriore aroma di birra e ha aiutato a mantenere succosa la carne anche dopo averla tagliata. E veramente a noi è piaciuto moltissimo. Una cosa che probabilmente non ripeteremo è aggiungere il rametto di rosmarino, perché secondo noi ha dato un gusto troppo intenso appunto di rosmarino, e probabilmente la prossima volta aggiungerò solo 2-3 aghi proprio del ramo di rosmarino per dare un po' di sapore, ma non tutto quel rosmarino, perché secondo noi era troppo intenso. Però a livello generale il tipo di cottura funziona e lo stinco era morbidissimo e veramente ci è piaciuto tantissimo. Fatemi sapere se anche voi ci provate, ovviamente. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non fate ancora parte della nostra famiglia iscrivetevi al canale per i nuovi video e ci vediamo presto.